Bentrovati nel canale dello Spazio di Lilla. Questo è lo scialle che vi mostrerò oggi e del quale vi spiegherò tutti i passaggi. È uno scialle facilissimo lavorato all'uncinetto, è un triangolo asimmetrico, quindi ha un lato più lungo e uno più corto ed è decorato con tre nappine. La lavorazione è molto semplice perché si parte da un angolo, si lavora con le maglie alte, le catenelle e facciamo questo punto a V che, come vedete, è semplicissimo e si ripete per ogni riga. Vedete, un punto a V sopra ogni punto a V, quindi è molto molto semplice veramente. La particolarità di questo scialle, quindi, visto che il punto è semplice, sta nella colorazione e infatti man mano che passano tutte le sfumature del filo abbiamo queste righe alternate in diversi colori. Il filato Van Gogh lo trovate nello shop di Lisa Davi, filatiromance.com, in tantissime sfumature, quindi voi se andate sulla pagina di questo filato, il cui link troverete nella info box, guardate le diverse sfumature e cercate di immaginarle come possono trasformarsi in questo splendido scialle. Quindi vi dicevo, ho utilizzato tre cake di Van Gogh e per lavorarlo un uncinetto da 4,5 mm. Le misure dello scialle che poi potete vedere meglio nell'immagine introduttiva, sono 1,88 m circa per tutta la lunghezza superiore, quindi quella sulle spalle, mentre la parte centrale, che arriva fino alla punta, è di circa 90 cm. Per quanto riguarda le nappine invece, Io misurano all'incirca 8 cm in altezza. Io l'ho realizzata con la tecnica classica, ossia avvolgere il filo intorno a un cartoncino, addirittura io ho usato questa agendina e ho avvolto il filo per averle così cicciottine 70 volte intorno all'agendina da questo lato d'altezza. Se le volete più lunghe vi basta girare da quest'altra parte e magari mettere meno fili. Comunque vedete, questa è l'altezza che ho utilizzato io e niente, poi quando le ho cucite ho inserito due perle in pietra nella tonalità dello scialle. Bene, credo di avervi detto tutto per quanto riguarda la spiegazione generale. Ora vi lascio alla descrizione del filato e poi al tutorial. Una new entry nello shop filatiromance.com è il Van Gogh Batik. È un 100% microfibra, morbidissimo, ma diciamo dall'effetto molto invernale, in quanto è un filo molto più grosso rispetto, diciamo, al classico Monamour che conosciamo benissimo, oppure al Baci Rubati. Ha proprio questo effetto di filato caldo caldo e avvolgente per l'inverno. È morbidissimo e, come vi dicevo,
è un 100% microfibra e si presenta in gomitoli da 100 grammi che sviluppano all'incirca 400 metri. I ferri e gli uncinetti consigliati vanno dal 4 al 5 mm. Si lava a 30 gradi e, come potete vedere, è un filato che si propone in diverse sfumature. Questa che ho io è la colorazione 1 e è tutto sfumato dal bianco latte al panna, verde chiaro, passando per il grigio, molto molto bello, anche utilizzabile per dei capi da uomo, assolutamente. Iniziamo la nostra lavorazione con un classico anellino magico. Passiamo il filo intorno alle dita, inseriamo l'uncinetto, facciamo una maglia bassissima per bloccare il filo. Ora lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono una prima maglia alta. 1, 2 e 3. Sempre intorno all'anellino magico lavoriamo altre 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Mi raccomando, lavorate in modo molto morbido. A questo punto possiamo tirare la codina e chiudere il nostro anellino magico. Abbiamo quindi la punta iniziale del nostro scialle. Per il secondo giro lavoriamo 2 catenelle e voltiamo. Subito nella maglia alta sottostante lavoriamo una maglia alta. Lavorando in questo modo non avremo spazi vuoti e quindi la parte dritta, che è questa del nostro scialle, verrà tutta bella, diciamo quasi precisa. Ok, questa considerata la prima maglia alta del nostro giro, secondo giro. Ora andiamo a lavorare all'interno di queste delle 2 maglie alte centrali, che in pratica vedete stringendo l'anellino abbiamo fatto già il nostro primo punto a V, ossia 2 maglie alte nello stesso punto. Inseriamo l'uncinetto al centro delle 2 maglie alte e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Abbiamo lavorato il nostro primo punto a V del secondo giro. Ora andiamo a lavorare un altro punto a V intorno alle 3 catenelle sottostanti. Quindi inseriamo l'uncinetto e facciamo una e 2 maglie alte. E questo è il nostro secondo giro. Terzo giro, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Voltiamo il lavoro e andiamo a fare subito un punto a V nel punto a V sottostante. Quindi una maglia alta, 2 maglie alte all'interno del punto a V sottostante. Continuiamo lavorando il punto a V anche in quello successivo. Quindi una e 2 maglie alte. Siamo arrivate alla maglia finale. Vedete quella in cui nel punto sottostante, nel giro sottostante, abbiamo lavorato le 2 catenelle e la maglia alta subito all'inizio. Ora in questo punto
vedete, sopra la lavorazione sottostante, facciamo due maglie alte chiuse insieme. Quindi andiamo a prendere il punto e facciamo mezza maglia alta lavorata, cioè una maglia alta lavorata a metà, una seconda maglia alta che lavoreremo completamente chiudendo anche le altre asolette. Abbiamo così la maglia finale. Quarto giro, 2 catenelle, siamo come vedete dal lato dritto, questo dove lavoriamo le 3 catenelle dopo la maglia, dopo il punto a V, è il lato che man mano aumenta. Quindi dicevamo 2 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia alta subito sul punto sottostante. Poi lavoriamo i punti a V sui punti a V che troviamo, quindi 1, 2 direttamente, 2 maglie alte per un punto a V, questa è la seconda maglia alta, terminiamo con il punto a V intorno alle 3 catenelle di aumento, 1 e 2 maglie alte. Ora andiamo a fare i due giri che andremo sempre a ripetere, che poi diciamo che in pratica sono gli stessi che abbiamo fatto finora. Ad ogni modo, quinto giro, siamo sul lato degli aumenti, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, voltiamo e lavoriamo un punto a V su ogni punto a V che abbiamo del giro sottostante. Quindi partiamo subito nel primo, 1 e 2 maglie alte, andiamo a lavorare nel secondo punto a V, 1 e 2 maglie alte, nel punto a V successivo di nuovo un punto a V, sempre all'interno di ogni punto a V sottostante lavoreremo un nuovo punto a V. Arriviamo alla fine del giro e facciamo le nostre 2 maglie alte chiuse insieme. Una e 2. Ripartiamo con 2 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo subito una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme sottostanti. E ora ripartiamo con i punti a V. Un punto a V all'interno di ogni punto a V sottostante. Non occorre che tiriate tantissimo il filo anche tra un punto a V e l'altro. Quindi tenete sempre il filo senza tirarlo troppo, lavorate in modo morbido, scorrevole. Ecco qua, facciamo l'ultimo punto a V intorno alle 3 catenelle. E questi sono i giri da ripetere. Vedete, man mano si forma il nostro lato dritto e questo che va ad allargarsi. Avete visto, è semplicissimo lavorarlo. Ripetendo questi due giri avremo una parte dritta ed una parte che va ad allargarsi dando vita a questo nostro triangolo asimmetrico. Ovviamente voi potete anche scegliere di farlo più piccolo utilizzando due cake, ma questo vi assicuro che di una morbidezza, si avvolge benissimo intorno, non è pesante, molto leggero diciamo nella sua consistenza. Ecco, vi ricordo che trovate
questo splendido filato insieme a tanti altri nello shop di Lisa Davi, filatiromance.com. Ora non mi resta che rimandarvi al prossimo tutorial, augurandovi buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.